Astuti, Battini, Torchia, Colombo, assente giustificato, Corti, presente, Paganini, presente, Trovato, assente giustificato, Centanin, presente, Brusa, presente, Albrigi, presente, Vastola, presente, Cassina, presente, Speranzoso, presente, Montalbetti, presente, Belloni, presente, Regazzoni. Iniziamo con il punto, l'unico punto all'ordine del giorno, che è la presa d'atto di missioni consigliere comunale, dottoressa Sofia Elisabetta, e relativa surroga. Il 20 maggio è arrivata una comunicazione dal consigliere Sofia. Con la presente sono a rassegnare le dimissioni in qualità di consigliere del Comune di Malnate per motivi personali. Auguro a tutti di poter continuare serenamente e con profitto l'amministrazione del Comune di Malnate. Conserverò sempre uno splendido ricordo dell'esperienza, ma soprattutto delle persone di tutti gli schieramenti politici che hanno saputo, anche nel confronto più aspro, arricchirmi umanamente. Con i miei migliori saluti, Elisabetta Sofia. Abbiamo quindi proceduto, come previsto dal regolamento, a contattare il primo dei non eletti e a comunicare quindi al signor Bianchi Giorgio la nomina a consigliere comunale. Era il 21 maggio. In seguito alle dimissioni dalla carica di consigliere comunale della dottoressa Sofia Elisabetta, pervenuta in data 20 maggio, si comunica che la signoria vostra, primo dei non eletti della lista Lega Nord, è eletto consigliere comunale in questo ente. Nel contempo si informa la signoria vostra che presso l'ufficio segreteria è disponibile la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che dovrà sottoscrivere prima della seduta consigliare. E abbiamo allegato poi la convocazione per questo consiglio, avendo 10 giorni di tempo per provvedere alla surroga. Il giorno 21 maggio il signor Bianchi Giorgio si è presentato agli uffici comunali e ha firmato la dichiarazione sostitutiva di notorietà che prevede appunto di non avere incompatibilità per ricoprire il ruolo di consigliere comunale. Il 21 maggio, o meglio il protocollo è stato poi protocollato, leggo la data del protocollo, il 27 maggio, il signor Bianchi Giorgio ha chiesto al signor Angelo Battaini, capogruppo del Partito Democratico, di essere inserito nel gruppo del Partito Democratico all'interno del Consiglio Comunale. Il giorno 28 maggio alle 0:26 faccio seguito alla formale richiesta del signor Bianchi Giorgio di far parte del gruppo consigliare del Partito Democratico fin dalla sua nomina consigliere, prevista in occasione del Consiglio Comunale del 28 maggio 2015, per comunicare il mio positivo assenso a tale richiesta. Pertanto metto in votazione la surroga del consigliere, è una presa d'atto, della consigliere Elisabetta Sofia, e l'entrata in Consiglio Comunale del signor Bianchi Giorgio, che invito a sedersi al tavolo del Consiglio Comunale. Chi è d'accordo può alzare la mano. Chi è contrario, chi si astiene, ma è una presa d'atto. Prego. Prima di aprire la discussione a questo punto volevo fare un ringraziamento personale al consigliere Elisabetta Sofia per il lavoro che ha portato avanti in questi anni, a nome anche del sindaco che si scusa ma per impegni, altri impegni già programmati non ha potuto essere qui. Un ringraziamento davvero al consigliere Sofia, perché come ha scritto anche lei, nonostante a volte le posizioni diverse, ma il confronto e la discussione arricchisce sempre, non solo a livello personale ma anche dal punto di vista delle idee, magari si possono vedere cose che magari non si erano viste.
Chiedo al consigliere Bianchi se vuole, e diamo il benvenuto ovviamente al nuovo consigliere. Io ringrazio tutti per aver avuto questa grande opportunità e spero di essere all'altezza, come ce la metterò tutta d'impegno per poterlo essere. E vorrei anche dire una cosa, che sicuramente qualcuno storcerà il naso per il fatto che io ho cambiato gruppo politico. E devo dirvi che anni fa accettai di candidarmi con la Lega in virtù di un'amicizia che avevo e che ho tuttora con Elisabetta Sofia e anche con gli amici della Lega che ho conosciuto, con i quali ho sempre avuto un ottimo rapporto e spero di poter avere ancora nel tempo. La motivazione che mi ha fatto cambiare scelta politica è stata nel corso del tempo, ma soprattutto dovuta all'ingresso di Salvini, che non considero una persona in sintonia con la gran parte della Lega, o almeno di quella che io ho conosciuto. Sono sempre stato, mi considero sempre stato di sinistra, quindi ripeto, ho accettato quell'invito di entrare nella Lega in amicizia, però avendo avuto questa grande opportunità oggi di poter scegliere, ho scelto di entrare nel Partito Democratico perché è ampiamente in sintonia con le mie vedute, il mio pensiero. Spero, comunque ce la metterò veramente tutta, come in tutte le cose che ho fatto fino ad oggi, le ho sempre fatte con grande impegno e con serietà. Vi prometto di essere all'altezza di tutti i compiti che mi verranno assegnati. Questo è quanto per ora. Scusate, sono un po' emozionato, ma di nuovo grazie. Grazie. Parola Filippo Cartaci. Anche io volevo ringraziare a titolo personale il consigliere Elisabetta Sofia. Ci siamo scontrati in consiglio comunale spesso, spesso, e anche fuori a volte alla fine, però poi mi piace ricordare che ogni tanto quando ci vediamo nelle aule di tribunale invece si discute e si discute sempre con franchezza ma con grande serenità e l'ho sempre reputata una persona di grande intelligenza e quindi le auguro che possa in qualche modo ancora impegnarsi in politica perché la ritengo una persona di valore. Quindi dando il benvenuto al consigliere Bianchi, però saluto con affetto il consigliere Elisabetta Sofia, l'ex consigliere, però speriamo che un giorno po lo possa diventare ancora, o anche di più. Cioè. Battaglini. Colgo l'occasione per ricordare con profonda stima il rapporto intercorso nei primi 2 anni e mezzo di amministrazione con Sofia. Sempre stato un rapporto molto lineare, chiaro, sincero, magari a volte su posizioni contrastanti, ma sempre rivolto, penso, sicuramente quello che ho percepito è per il bene della comunità malnatese. Niente, pertanto la ringrazio della collaborazione che ci è stata riservata in questo periodo. Poi per motivi di salute miei e mi spiace anche suoi, ha dovuto interrompere questa esperienza. Colgo l'occasione ovviamente per fare i miei più fervidi auguri di un proficuo lavoro per la collettività a Bianchi Giorno. Ecco, il ruolo del consigliere comunale, come tutti sanno, è un ruolo dove
c'è da impegnarsi tanto, c'è da ogni tanto prendere qualche arrabbiatura. Io penso che una persona che si impegna e vuole mettere a disposizione parte del suo tempo e delle proprie capacità per la collettività è in ogni caso da apprezzare. Il fatto stesso che ci sia un turnover in questo Consiglio Comunale penso che sia sicuramente positivo, abbiamo visto tante nuove facce, è l'occasione anche giovani tra l'altro, pertanto è l'occasione anche per dare un improvement alla nostra attività. Ovviamente consigliere, ruoli consigliere non è soggetto a vincolo di mandato, pertanto dico le scelte poi sono personali e da parte mia come capogruppo del Partito Democratico non ho potuto che apprezzare la richiesta che ci è stata fatta da una persona che mi auguro dia prova di impegno e collaborazione per la collettività mannatese, ecco, al di là dell'appartenenza politica al nostro gruppo. Pertanto rinnovo i miei più fervidi auguri di un proficuo rapporto. Grazie. Montalbetti. Grazie. Beh, mi unisco anch'io a saluto a Elisabetta per il rapporto che ho avuto con lei in questi anni e la stima che c'è stata nel nostro rapporto, la stima reciproca. E in più rinnovo anch'io gli auguri per il mandato che si accinge a intraprendere al nuovo consigliere. Grazie. Del consigliere Montalbetti. Sì, ci tengo anch'io a dare un saluto a Sofia e Elisabetta, ringrazio per il lavoro fatto e per i momenti di confronto che abbiamo avuto in questi anni e un benvenuto a Bianchi. Altri interventi? Speranzoso. Allora, ringraziamo Elisabetta e Sofia. Per noi è una perdita naturalmente a livello politico, però comunque siamo state contente del suo operato e del lavoro svolto in questi 4 anni. Grazie. Ok, non abbiamo Belloni, poi dico una cosa al capogruppo della Lega, scusa Leo. L'unica cosa, ecco, l'Elisabetta Sofia era ancora nella commissione affari istituzionali, quindi quanto prima, quando volete, formalizzate il nome per sostituirla. Grazie. Belloni. Rinnovo anch'io gli auguri per un proficuo lavoro, immagino l'emozione del momento, dato che anch'io sono entrato qualche mese fa e quindi posso immaginare l'emozione e ancora auguri. Grazie a Belloni. Con questo noi abbiamo la comunicazione, avete comunicazioni? L'unica comunicazione che avevo da fare era appunto al gruppo della Lega Nord. Se non avete altre comunicazioni, ci aggiorniamo molto prossimamente, nel senso in tempi molto brevi per, speriamo, il bilancio, per presentare il bilancio. Buona serata a tutti e arrivederci. Grazie.